Buongiorno, grazie a voi per l'invito, a tutta l'amministrazione di Casoria, che ci ascolta stamattina e faccio i complimenti per i risultati che avete già cominciato a raggiungere anche per le prospettive indicate nel vostro lavoro. Cerco di essere altrettanto bravo nei tempi per illustrare quanto stiamo già facendo senza utilizzare più di minuti del necessario. Noi siamo partiti nella nostra impostazione programmatica con la tentativo di valorizzare quella che è la nostra specificità territoriale. Allora abbiamo provato a individuare quali potessero essere le linee di azione di un'amministrazione provinciale che, in capo alla quale veniva messa la programmazione dei rifiuti solidi urbani e che era messa in campagna, regione in perenne emergenza, ma che voleva staccarsi da questa filosofia che ci ha caratterizzato appunto nell'emergenza. L'abbiamo fatto provando a dire e a dimostrare con i numeri che era possibile, che è possibile in Regione Campania organizzare un ciclo dei rifiuti che invece di puntare all'incenerimento e alle discariche facesse prioritariamente le altre azioni che non sono invenzioni creative di un genio che appunto le tira fuori dalla lampada, ma sono le trattamenti di azioni che ci vengono dalla razionalità, dal consenso e anche dalle norme e dalle direttive europee. E quindi abbiamo ricalibrato tutto da questo punto di vista. I numeri ci hanno dato ragione e quindi abbiamo un piano di rifiuti che punta esattamente sulle tecnologie a freddo e sulla costruzione di un ciclo dei rifiuti provinciale che progressivamente trasforma gli impianti e la filosofia che abbiamo avuto in eredità dal passato per staccarsi appunto dalla scelta e dalla necessità di trovare altre discariche. Tutto questo, guardate bene, noi lo facevamo quasi alla garibaldina, nel pieno dell'emergenza rifiuti, quando ci veniva detto, anche all'interno dell'amministrazione provinciale, che le cose che predicavamo erano belle idee astratte che non avrebbero mai incontrato, come dire, la fondatezza della realtà. Poiché noi siamo gente pragmatica, che ci piace dimostrare di essere concreti e fattivi e non fare ideologie astratte, abbiamo cominciato a sorprendere i numeri parlano. Tutto questo lo stiamo facendo nel perdurare dell'emergenza dei rifiuti. E non è facile operare per in questo modo, però un passo alla volta abbiamo cominciato a fare. Abbiamo incontrato la dottoressa Como, abbiamo visto l'impianto e abbiamo cominciato a fare le cose che adesso semplicemente elenco per non togliere il nostro tempo. Il piano industriale della società di rifiuti, che è stato approvato nei mesi scorsi, è l'attuazione tecnica, finanziaria ed economica dei punti di vista e abbiamo definito questi elementi che non sono più di programmazione come un anno fa quando sono stato anche in comuni del Napoletano, adesso sono di attuazione del programma. Abbiamo in pubblicazione tra l'altro il bando dei servizi della società provinciale, se non cambia la legge dal 1 gennaio, quindi sopprimeremo anche i servizi, non sono di un'ingegneristica, i servizi sono organizzati e sono pensati in funzione di un ciclo che ha anche dentro il sistema federale. Quindi sono tutte una catena di programmazione e di attuazione che noi abbiamo dentro. Tra le altre cose, a settembre i tecnici del centro di ciclo federale, quelli della provincia e quelli della società provinciale, dovranno preparare e allestire il progetto preliminare della linea federale, che noi presenteremo, è un invito che io rivolgo già adesso all'amministrazione di Casoria, anche a tutti quanti, insomma, alle amministrazioni presenti, se a ottobre noi presenteremo questi progetti pubblicamente a Benevento. Non abbiamo soltanto il pezzo federale. Tra l'altro la signora Poli ci aveva invitato, ci aveva fatto all'attuale anche completamente un impianto che deve essere solo messo in funzione, come di Benevento non si capisce perché per tanti anni non l'ha fatto. Stiamo operando su quello che è funzionale al pianto federale, ivi compresa, si parlava prima, da parte di Vanolini e di Vanoloni, e l'abbiamo fatto, stiamo attuando anche lì un modello di gestione e quindi avremo in ottobre questo impianto di Benevento, il progetto federale e per la parte del pubblico noi andiamo alla sperimentazione di digestori anaerobici con compostaggio piccoli da 3.000 tonnellate. Quindi questi sono progetti che noi
intendiamo, e su cui intendiamo anche, su cui intendiamo anche le giuste nostre, per mettere gambe su gambe la nostra programmazione di investimenti, che soltanto per lo start-up ammonteranno circa 18 milioni di euro. Allora, perché abbiamo queste basi? L'ultima impostazione che noi abbiamo pensato di dare, bisogna far cadere la barriera tra programmazione degli istituzioni urbani, di cui parliamo questa mattina, ma parliamo solo degli istituzioni urbani, e programmazione dei gestori degli istituzioni speciali, che poi vuol dire anche i più pericolosi. Allora, questo diagramma su cui superficialmente anche gli impianti normativi ci fanno campare e ci fanno vivere, ha fatto vedere, ed è questo il senso delle osservazioni che io ho presentato l'altro giorno in sede di partenariato della Regione Campania, sia sul piano regionale degli istituzioni urbani, sia sul piano regionale degli istituzioni speciali. All'analisi dei due strumenti di pianificazione io non so dire quale sia migliore. Posso dire che le osservazioni del nostro comitato mettono in crisi questi due piani regionali. E quindi noi abbiamo chiesto, io credo che otterremo, che perlomeno per quanto ci riguarda possiamo fare sulla base dei nostri indirizzi. A me non interessa essere funzionale ad un ciclo che parte l'incenerimento. E non interessa nemmeno essere funzionale ad un ciclo che in alcuni parti del territorio, come è stato finora, se ne disinteressa tanto della raccolta differenziata quanto, attenzione, della riduzione a monte. Questo è il punto vero, ancora che dobbiamo far fronte in maniera radicale. Produciamo proprio i numeri. Finora ci sono parti del territorio, la città di Napoli, di Napoletano in maniera particolare, che hanno migliorato questo funzionamento dell'amministrazione di Napoli, la cui sindaca ha contato un speciale un bel giorno, evidentemente senza tenere vero con quello di cui parlava, venne a dire che tutti dovrebbero rispettare il di Napoli. Per fortuna c'è un'amministrazione adesso che dice vogliamo fare, vogliamo essere autonomi, ovviamente abbiamo bisogno del tempo necessario per organizzare, ma Solano ci dirà quello, il lavoro che sta facendo, e quindi abbiamo già una nuova impostazione. È così che bisogna ragionare, con un sistema regionale in cui ciascuno fa la sua parte e le province interne, altre operazioni di genere culturale e intellettuale, le province interne della regione Campania, la solidarietà la sta dando da tempo. Perché noi abbiamo soltanto qui una struttura di scarica che è sotto sequestro della magistratura perché ce l'hanno data in trama, qui lunedì iniziamo i lavori di messa in sicurezza, si sta ricevendo rifiuti ancora oggi tramite l'utilità da Zumi dalla provincia di Napoli, ed è una discarica aperta con un pezzettino con un'ordinanza del presidente della provincia di Benevento, perché sennò avrebbe usato anche quella là. Nonostante questo, noi la solidarietà la stiamo continuando a garantire e vogliamo continuare a darla sicuramente, ovviamente sapendo che ciascuno deve fare la sua parte. E questo credo che le novità politiche degli ultimi mesi diano un segnale di speranza forte in questa direzione. Quindi, su questi elementi, noi la critica alla regione Campania e gli strumenti di pianificazione l'abbiamo già allegata agli atti e credo che abbia anche fatto breccia. La ridicola argomentazione sul fatto che le discariche possano essere fatte soltanto dai mezzi alpini per il discorso della barriera geologica, l'avevamo già evidenziata il 21 aprile 2011, l'APA regionale ha fatto un intervento l'altro giorno che diceva la stessa cosa. Io trovo un piano regionale di rifiuti, viene citata una sentenza TAR di un TAR, non so se è l'altro, che non sottende niente con quello di cui si discute. Poi, di contro ci viene detto che il piano, io ho preso lo sforzo perché almeno ragioniamo su documenti programmatici, si possono così dire, non imparare a ragionare. Poi c'è ancora a dire che il piano è scientificamente fondato perché ci dice che se non facciamo vincere noi avremo bisogno di 18 milioni di metri cubi di disponibilità di scarico. C'è un approccio dell'omicidio su cui pure dobbiamo, come dire, svelare, alzare il velo di un altro, detto un filosofo, perché è vero che la scientificità è quello da cui bisogna partire, ma la scientificità, se non la si legge anche nella filigrana, fa dire che diventa ideologia mascherata da noi astrali. Allora, noi su questo stiamo provando a contestare dicendo le cose che stiamo appunto realizzando, no?
camere di commercio di Benevento, industriali, CIA, Codiretti, CNA, tutte le organizzazioni possibili, ma tutte, abbiamo fatto un'intesa generale, quattro intese assolute, che ha detto la parte dell'organico, cioè che qua ci mettiamo i diritti speciali, sto dicendo, sono i due mezzi della montante complessivo, e in termini economici e in termini commerci. Allora qui interessa sicuramente il discorso della frazione umida degli aerei.